Ciao a tutti da Mirko, oggi vediamo come creare un drone FPV freestyle basato sul sistema digitale e telaio Dirty Seagull. Ho studiato questa build selezionando componenti di fascia alta in modo da realizzare un modello dalle elevate prestazioni. Tuttavia le componenti non sono state scelte a caso, ma ho cercato di fare in modo che si integrassero al meglio tra loro. Inoltre sono state fissate bene al telaio in modo da evitare possibili vibrazioni. Tutte le componenti di questo modello sono recenti e le trovate attualmente nei vari negozi online, quindi non avrete problemi a replicare questa stessa identica build. Tuttavia, se volete cambiare qualcosa potete tranquillamente farlo, in questo video ci sono varie idee interessanti che potete applicare alla vostra costruzione anche con parti diverse. Se questa è la prima volta che assemblate un drone FPV, ho già realizzato una guida dove faccio vedere tutto quello che serve per costruirne uno, sia come strumenti che come accessori. Per qualsiasi dubbio date uno sguardo a quel video, perché c'è tutto quello che mi vedrete usare in questo tutorial. Ora facciamo una panoramica delle componenti che ho scelto per questa build. Vi ricordo che in descrizione trovate tutti i link per l'acquisto e le varie recensioni. Per quanto riguarda il telaio, ho preso il Dirty Seagull, frame creato dal famoso team di piloti FPV che lo usano per le loro riprese spettacolari. Questo telaio si adatta bene sia al volo freestyle che a quello cinematico. Come motori ho scelto i Foxeer Datura 2207.5 da 1960 kW. Si tratta di motori di fascia alta con prestazioni davvero notevoli. Andranno quindi abbinati con l'IPA 6 celle. Passando allo stack, mi sono affidata a Rush FPV scegliendo i loro prodotti di punta. Abbiamo gli ESC da 60A e la Blade F7 Digital. Questo stack semplifica di molto la costruzione, in quanto sul flight controller non ci sarà nulla da saldare, ma useremo tutti i connettori forniti in dotazione. Per quanto riguarda il sistema video, ho scelto il kit vista della Cadix FPV. Andrà quindi abbinato agli occhiali DJI. Su questa build ho preferito sostituire l'antenna Cadix con una True RC LHCP in modo da sfruttare al massimo questo sistema. Per usare l'antenna è necessario prendere anche a parte una piccola prolunga IPEX SMA, una da 5 cm come questa è perfetta. Per quanto riguarda l'RC Link, al momento sto usando Express LRS. Come sistema ricevente ho scelto una Bet FPV da 2.4 GHz. In aggiunta ho preso un'antenna TBS-Tracer lunga in modo da sistemare la ricevente più all'interno del frame. Qui ne approfitto anche per rispondere a chi si chiede se si possano effettivamente usare antenne di altri sistemi a 2.4 GHz, come quelle TBS o immersione RC Ghost. La risposta è sì, fin tanto che usate antenne con frequenza 2.4 GHz potete combinare i diversi brand. Passando agli accessori, ci servirà del cavo da 12 AVG ed un connettore XT60. Per il momento ne ho preso 15 cm, in fase di build vedrò se sarà il caso di accorciarlo un po'. Per quanto riguarda la viteria, ci serviranno 4 viti M3 da 30 mm e 4 viti M2 da 20 mm con i relativi dadi. Se non trovate le viti M3 svasate, potete usare anche quelle normali con una rondella, il risultato non cambia. Un accessorio che non può mancare è un buzzer autoalimentato. Io al momento sto usando questo wireless con stampa 3D per battery strap, in modo da poterlo spostare tra i vari modelli che uso. Se preferite però è sempre possibile usare uno di quelli da collegare sul flight controller. A proposito di battery strap, questi GenFan sono ottimi, quindi prendeteli senza problemi. Il mio consiglio come sempre è scegliere di quelli resistenti, in modo che non si spezzino quando fate qualche crash. Concludiamo con le stampe 3D, quelle che vengono date con il telaio Dirty Seagull vanno bene, tuttavia per chi è una stampante 3D ho fatto alcune varianti, che trovo un po' più comode da usare. Se vi interessano le trovate sul mio profilo Thingiverse che vi lascio linkato in descrizione. Come TPU ho usato il blu traslucido della Eriwan, vi consiglio questa marca perché le stampe vengono molto bene. A questo punto possiamo iniziare, il frame viene venduto già assemblato, quindi rimuoviamo la top plate e partiamo da qui. Come vedete ho iniziato dalla ricevente, saldando i cavi forniti in dotazione verso l'interno. Partendo dall'alto ho saldato il cavo giallo nel RX, il bianco nel TX, il rosso nel 5V e il nero sul GND. A questo punto giro anche l'antenna TBS verso l'interno.
Ora saldo i cavi Bet FPV con quelli del flight controller. Faccio attenzione a far coincidere i colori dove possibile e unisco il blu col giallo. Non dimenticatevi di mettere del termorestringente per isolare le giunzioni. Ok, adesso scaldo il termo. Metto anche un altro termo per isolare la ricevente. Ora fisso l'antenna al supportino TPU con una fascetta. A questo punto passiamo alla Cadix Vista. Dato che userò il cavo della Cadix, la prima cosa che ho fatto è stata riposizionare i fili nel connettore. Inoltre ho rimosso i due cavetti che appartenevano al radiocomando DJI. Per quanto riguarda i collegamenti, il rosso va nel 10V, il nero nel GND, il giallo nel TX4 e il bianco nell'RX4. Ora saldo i cavi nella VTX seguendo questo schema. Partendo da destra saldo il cavo rosso nel BAT, il nero nel GND, il giallo nell'RX ed il bianco nel TX. Vi ricordo che la Cadix deve essere messa sotto sopra e che gli ultimi due pad sono per il radiocomando DJI, quindi non vanno usati. Se questa è la prima volta che usate una Cadix Vista, ho già realizzato un tutorial dove spiego come attivarla, aggiornarla e configurarla. Vi lascio il video in descrizione. Adesso mettiamo la prolunga IPEX SMA, svitiamo questa vite e spostiamo la clip di sicurezza. Dopo aver messo il connettore e riposizionato la clip, posso stringere nuovamente la vite. Poi fisso il connettore SMA nella stampa 3D. Ora è venuto il momento di fissare la Cadix Vista. Una soluzione molto comune è far passare delle fascette nei fori 20x20 per poi bloccarla sul frame. Questa soluzione è abbastanza valida e se volete procedere in questo modo potete farlo senza problemi. Tuttavia io preferisco usare delle viti M2 da 20 mm per avere un po' di sicurezza extra, quindi le sistemo subito nel frame. Per fare un po' di spessore aggiungo dei dadi nylon M3, in questo modo il cavo dell'antenna non sarà a contatto con la VTX. Dopo aver posizionato la VTX metto dei dadi autobloccanti M2. Ora è venuto il momento di sistemare la stampa 3D, faccio fare un giro al cavo negli standoff e la inserisco. Adesso metto la videocamera nei supporti del frame, prima però aggiungo questi spessori in TPU perché la videocamera è leggermente più piccola. Perfetto, anche la Cadix Vista è sistemata. Passiamo ai motori e iniziamo a montarli tutti e quattro sul frame. Quindi prendo le 4 viti M3 da 30 mm e le metto in posizione. Ora metto questi 4 gommini per fare un po' di spessore. Vengono forniti come parti di ricambio del flight controller, quindi posso usarli senza problemi. Adesso stagno tutti i pad dell'ESC 4-in-1, come sempre vi consiglio di fare delle pause e non saldare tutti i pad in una volta, in questo modo eviterete di surriscaldare eccessivamente la scheda.
Ora inizio a saldare anche i cavi di potenza. A questo punto devo saldare i cavi motore, come vedete li ho già bloccati al braccetto, in questo modo sarà più semplice prendere la misura giusta e saldarli sull'esc. Per bloccare i cavi motore ci sono svariati metodi e ho già realizzato una guida su questo argomento, se a voi non piace sistemare i cavi come ho fatto io troverete delle valide alternative in questo video, ve lo lascio linkato in descrizione. Ora saldo velocemente tutti i cavi, poi vi spiego meglio come ho fatto. Come vedete ho fatto passare un cavo all'esterno saldandolo nel primo pad e due cavi all'interno saldandoli nel secondo e terzo pad. In questo modo abbiamo un lavoro molto pulito e ordinato. Ora che ho finito posso rimuovere i residui di flussante con alcol e spazzolino. A questo punto sistemo il condensatore, come vedete ho già tagliato i piedini e saldato due pezzetti di cavo recuperati dai motori. Fate attenzione che anche col condensatore bisogna rispettare le polarità, infatti il polo negativo è sempre quello con una striscia grigia e un meno al suo interno. Ok, non mi rimane che mettere il condensatore in questo supportino in TPU e saldare i cavi rispettando le polarità. Molto bene, anche il condensatore è sistemato. Ora è venuto il momento di posizionare il flight controller, prima però dovrò ponticellare il pad centrale e quello destro, per confermare al flight controller di fornire i 5V alla ricevente. Quindi mi assicuro di far passare il cavo ricevente sopra l'ESC ed inserire il cavo connessione che andrà al flight controller. Dopo aver posizionato il flight controller blocco lo stack con 4 dadi nylon. Ora collego il cavo agli ESC, poi collego la ricevente, ed infine l'HDX Vista. A questo punto posso dire di aver finito, non mi rimane che chiudere il frame riposizionando la top plate. Adesso è venuto il momento di trovare un sistema per bloccare la batteria sul frame, in tutti i miei modelli uso il velcro, che è un metodo molto efficace e di facile reperibilità. Ne ho tagliato un pezzo da circa 9 cm e ho fatto questi segni col pennarello, in modo da ritagliarlo su misura. Perfetto, il risultato finale è questo. Se volete valutare delle alternative potete vedere questa guida che ho realizzato qualche tempo fa, la trovate linkata in descrizione. Ora che ho fissato la lipo non mi rimane che mettere il connettore XT60 per l'alimentazione. Io faccio in modo che un cavo passi all'interno del battery strap, mentre la batteria abbia il cavo di potenza verso l'interno. In questo modo il cavo del drone sarà bloccato e si eviterà di strapparlo, mentre quello della batteria rimane molto compatto e non andrà a finire tagliato dalle eliche. Ok, ho saldato il connettore. Prima di collegare la batteria però verifico che sia tutto a posto usando uno smoke stopper. Uno di questi non deve mancare nella vostra attrezzatura, in quanto in caso di problemi vi farà risparmiare un sacco di soldi. Se volete maggiori info su questo smoke stopper vi lascio in descrizione la mia recensione. Perfetto, luce verde, il drone è a posto e posso collegare la lipo senza problemi. A questo punto non mi rimane che procedere alla configurazione del modello, ma questo lo vedremo nel prossimo video. Per oggi è tutto, se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi e attivate la campanella. Per supportare il canale vi ricordo di acquistare sempre attraverso il link in descrizione o diventando miei patrons cliccando il link a fine video.